Presidente Taccone, si è tenuto questa mattina l'incontro con alcuni amministrativi dell'Italpol. Come è andato questo punto della situazione che avete fatto? Noi stiamo guardando delle carte, loro mi hanno chiesto delle notizie, gliele abbiamo date, ma mi sembra che tutto proceda per il meglio, insomma. Abbiamo stabilito una tempistica, insomma. Mi hanno detto che ovviamente vogliono proseguire in questo discorso, sono assolutamente intenzionati a farlo, ma credo che la cosa, da quello che mi è stato detto, credo che aspettino notizie probabilmente di natura extra contabile. Evidentemente il discorso della salvezza della squadra, perché in questo momento siamo un po' in difficoltà ed evidentemente vogliono essere ancorati anche da questo discorso precedente del Catanzaro. Insomma, penso che questi siano i ritardi addebitabili a questa chiusura di trattativa, però le cose vanno abbastanza bene, quindi credo che non c'è nessun ostacolo fino adesso, procede tutto liscio come prima. Il giorno 11 mi pare che c'è la definizione di questa situazione, non lo chiamo neanche causa, insomma, la vorrei definire in altro modo, però per onde evitare di avere delle penalizzazioni, insomma, non lo definisco come vorrei dirla, insomma. Però aspettiamo il responso dei giudici sportivi e poi speriamo che il giorno 11 la nostra situazione in classifica possa migliorare, perché evidentemente, insomma, è chiaro che qualche piccola preoccupazione per il prosieguo del campionato da parte loro c'è, non essendo esperti di calcio, non vivendo questa tensione tutti i giorni come facciamo noi da anni, quindi è chiaro che il giorno 11, 12, 13 potrebbe succedere che prendano la loro decisione definitivamente. Penso che loro verranno quotidianamente o una volta alla settimana così a fare una chiacchierata con noi per guardare le carte che vogliono guardare, ma evidentemente sgombriamo il campo da debiti extrabilanci, perché non ce ne sono, insomma. Loro mi hanno chiesto queste cose, hanno verificato fino adesso tutte le carte che hanno visto, sono tutti soldi che stanno a bilancio, quindi praticamente non so da dove è uscita questa panzana, però evidentemente poi avranno le loro giuste motivazioni, o per sentito dire, o perché qualcuno da qua si diverte a sparlare dell'Avellino, insomma, però tutte le carte che stanno guardando fino adesso sono tutte in regola, quindi posso dire di sgombrare questo ulteriore campo, insomma. Presidente, giovedì quindi è ipotizzabile che qualcuno della famiglia Gravina sia in città, come avevano preannunciato? Lei ha notizie in tal senso? No, non credo, non mi è stato detto niente, perché Giulio so che sta fuori, il loro amministratore delegato è fuori, quindi non credo che qualcuno di loro possa venire. Se vengono saranno ospiti graditi ad Avellino, naturalmente, non c'è nessun problema. È una situazione che non merita commenti, insomma, da quello che so, ma non so se è vero, da quello che so pare che la Provercelli abbia avuto 10.000 euro di multa, 5.000 euro il presidente per queste dichiarazioni fuori luogo che ha fatto, e lo stesso la squadra della, mi dispiace, per la Provercelli. Credo che la cosa comunque non finisca qui, perché dovrà rendere conto a me di quello che ha detto, non c'è dubbio, insomma. Appena lo vedrò, insomma, avrò modo di chiedergli motivazioni di questa fuoriuscita, veramente fuori dalle righe, veramente fuori da una deontologia professionale da parte di un presidente di una squadra di Serie B. Se poi, insomma, invece vogliono già cominciare a mettere un piede dentro alla situazione perché convinti di avere qualche poche chance, non lo so se le avranno, se le hanno, se le hanno più di noi, se hanno meno di noi, se vogliono buttare il piede avanti perché l'Avellino se debba retrocedere e loro si debbano salvare, questo potrebbe essere una motivazione forse logica, poco deontologica ma logica, insomma. No, ma è sempre la stessa cosa, io non mi aspettavo che loro chiudessero l'operazione, perché quando sono andato a Roma abbiamo parlato anche di questo, abbiamo parlato, quindi loro stanno guardando delle ulteriori carte, stanno verificando che tutto quello che io ho detto corrisponde al vero, per cui credo che la situazione sta andando come l'olio. Poi, sai, nella vita ciascuno può fare le riflessioni che vuole, insomma. Finissima battuta sul calcio giocato, 3 partite casalinghe consecutive. Io immagino che lei, da primo tifoso, si aspetti un altro Avellino, perché questo è il momento di piazzare lo sprint salvezza. Poteva mancare che non mi facevi questa domanda tignosa, naturalmente. Beh, certo, queste 3 partite sono importanti, non c'è dubbio, insomma. Incontriamo 3 squadre importanti, ma la cosa che mi fa stare un po' più sereno è che l'Avellino, con le squadre importanti, ha sempre giocato decentemente, ha sempre giocato bene, anche qualche volta perdendo, qualche volta pareggiando, qualche volta vincendo, quindi credo che la squadra saprà riprendere la corsa verso la salvezza. Io mi auguro che il mister sia in condizione di dare la giusta serenità e tranquillità alla squadra, e quindi i ragazzi si potranno esprimere al meglio, insomma, come io mi auguro, insomma.